Papa Giovanni Paolo II, di fronte a un cammino di pena e sofferenza che è stato costellato sin dagli inizi della sua esistenza, voi sapete che lui arriverà all'età di 20 anni solo, perché pian piano gli moriva il fratello, gli moriva la mamma, gli moriva il padre, e arrivò solo. Arrivò alla tappa dell'ordinazione sacerdotale del 1° novembre solo. E allora, di fronte alla sofferenza che spingeva le sue parole, oggi ancora il Papa segnava questo passaggio, la sofferenza che è dimenticare Dio, la sofferenza dell'oggi, il martirio dell'oggi, è escludere Dio dalla vita di questo mondo. Non è più un martirio cruento del sangue, ma un martirio interiore, perché oggi la domanda è profonda e dentro il tuo cuore. Gesù, chi è per te? Deciditi per Cristo. E un giorno lui incontra un laico, Giovanni Paolo II, Paolo Josef Wojtyła. Incontra un laico innamorato di Gesù. Forza, allora laici. Vedete che grandi cose arrivano dai laici, grandi cose belle. E un laico gli rispose concretamente a Giovanni Paolo II, al giovane Paolo Wojtyła, ventenne, che voleva fare 1001 cose per salvare l'umanità, indicò una strada, quella dritta, quella dove non ti perderai mai, però difficile, ma una strada così difficile perché la porta è stretta, ma ti porta al premio sicuro, è la strada di Gesù. Allora Giovanni Paolo II, di fronte all'abisso di odio e di sofferenza che attanagliava la sua Polonia, rispose con quello che poteva rispondere l'uomo in quel tempo, e forse anche in questo tempo, con un abisso d'amore. Questa, fratelli miei, è l'unica risposta per convertire il mondo, per convertire i nostri cuori, per annunciare agli altri la vita, quella che è di Cristo, luce del mondo, l'abisso d'amore. Vedete che succede? Di sangue di Papa Giovanni Paolo II, come? Data dal suo segretario particolare, polacco, Wyszyński, c'ha due fiale del sangue e ha fatto 6 di queste qua e l'ha distribuita. Una di queste sta a Santa Lucia, sta alla Divina Misericordia, l'hanno portata ieri, a Caserta, la Divina Misericordia di Caserta.
Allora, sono quattro ambolline che sono state prelevate, sangue di Paolo Giovanni Paolo II, prelevato quando lui è andato a Bambin Gesù per farsi gli accertamenti. Ci servivano per fare la trasfusione, non sono servite più perché il Papa non ha effettuato più queste operazioni, e sono rimasti, due sono rimaste al Bambin Gesù e due sono state date al Cardinale, il suo segretario particolare, Fisichi, che li ha portati in Bologna. Quelle due che sono rimaste al Bambin Gesù, il 1 maggio la città del Vaticano li ha prese, li ha portate nella città del Vaticano, le ha messo una in una pisside e un'altra a forma di macello. Fatto il 1 maggio, una è tornata a Bambin Gesù, un'altra è rimasta nella città del Vaticano e le altre due sono rimaste al Cardinale. Quale Cardinale ha fatto 6 di queste pisside e li sta mandando in giro per il mondo. Una di queste ce l'abbiamo qua, ieri. Luigi, quella di Caserta? E quella di Caserta, ieri è arrivata una pure a Caserta, al Divino Misericordia. Ok, grazie Luigi, grazie. Grazie a tutti.